c'è una bella nevicata. Siamo su una piazzola di parcheggio dell'autostrada, non è un autogrill, c'è solo la piazzola. Siccome avevamo fame, gentilmente offerti da Elio e Anna di crackers e prosciutto. Ciao! Eccoci! Buon appetito! Una roba da me! Lavori in corso a Copenaghen, l'unica via l'abbiamo presa noi. Metropolitana di Copenaghen. Siamo nella metropolitana, è ripartita adesso, ma si è fermata nella galleria senza spiegazione alcuna. Un'avventura incredibile. Eccoci fermi per uno spuntino, la compagna di viaggio. Invece su, ecco. Sono persino peggio delle nostre, queste scie chimiche. Per stare sveglio canterò mia mamma perché fila al lunes. Mia mamma perché fila al lunes. Mia lunes, dopo le brille, se posso sia un po' caldo dalla mia mamma. La mia mamma perché fila mi per sbaffi. Nato sua
mentre fuori i furi alla bufera, noi siamo entrati in questo supermercato dove c'è anche la caffetteria e ci hanno fatto un caffè espresso piccolo, molto ristretto, lo potete notare nella tazza. È stato definito il Gran Capucin da Elio. Dicio, trick di Fursk o Norsk? Ciao piccolino, ciao. È tutto felice, è un gatto felice, eh? Birbone, micio comunicativo, un gatto felice, beh. Insomma sì, è l'Elofoten, e cammina cercò una bella spiaggia, ma è una difficoltà. Però sarendo una nega, adesso la cercò una meglio, e per lei che la trovo, ma Allora, l'uomo trovò la spiaggia, alle darera, e gliela fattoria, no? Sentite i contadini hanno quel costume da bagno, che fanno il bagno, darera, il parasol e la sdraio. E si chiamò, ma se l'ospite un momentino. Ma io il galline. Sulle galline che dormo, perché vanno a dormire presto le galline. Luisella, le galline vanno a dormire presto. E basta. Adesso fuma il bagno. Fuma il bagno, una cosa veloce, perché le ne è proprio calde. Fa frio. Sì, fa un po' freddo. Arvezze? Arvezze. Sulla partita destra, il porci, c'è una commerciale, tutti i nomi difficili. Moschette, moschettine, una roba parei. Un bel battello, non è tan grosso, però col mare aperto e su non è come va a finire, perché il Mar del Nord è complicato, però l'umano è un po' vero, o la contro l'uomo più che d'altro. Insomma sì, con tanti amici che adesso sono allontanati per fare il video, ma sì, è nel pericolo, penso. Tutto va bene. Emozionale. Parla anche piemontesi. Bravo, eh? Impara subito. Fino a cavo. Oh là là, e adesso va già fuori dal bale, cioè fuori del porto. Sei adesso li vede fuori, no? Svede a cazzo, pardon. Vedo un ecco. Comunque adesso è, insomma, mare aperto praticamente. Arvezze? Arvezze. Non sarai stanco? È molto stanco dopo circa 4 ore di camminata nella foresta. Però mi devo complimentare, perché ha tenuto alto l'onore di noi italiani. Complimenti. Congratulazioni. Ho appena terminato la camminata sulle ciaspole. Era abbastanza faticoso, ma d'altronde non abbiamo potuto camminare precedentemente con le ciaspole per via della neve, della tormenta, eccetera. Oggi è praticamente il primo giorno che sulla neve permetteva questo tipo di attività sportiva. E come dice il saggio, attenti alle fiction. Roberto, ho fatto una cazzata. Elettrica. Le passai un piccio che la fai ciao con la mano, con la macchina elettrica. Ringraziamo tutti Nonna Candida. Grazie Nonna Candida. Per il sugo per il grande sugo che hanno apprezzato molto, molto buono. Su di qua poi ancora più buono, mangio buono. La taiga innevata, e la belva affronta disidratata. Non mi viene più. Vabbè, comunque ottima performance. Musiu! Alle pronte! Bene, siamo a Darisdorf, appena passata la frontiera tedesca con la Svizzera,
e come potrete notare dietro di me c'è la belva, la macchina cosiddetta guasta, si è bucato il radiatore brevemente, adesso stiamo aspettando. Caro Prezzi, peccato perché avevamo ancora circa 400 km di strada da percorrere sugli 8000 che avremmo fatto in complesso. Comunque speriamo bene. Ciao a tutti.